Manuale, benvenuti amici di MS Motor TV ad una nuova puntata di Live Simulator, anzi una nuova stagione, e con noi ovviamente non poteva mancare Gianluca Borghi di Simulator Jump Track. Ciao. Ciao Filippo, grazie a tutti e ben ritrovati. E si ricomincia finalmente con Live Simulator. E poi con noi in studio, ovviamente, Giorgio Simonini di GTVR. Poi ci spiegherai cos'è. Ciao. Esatto, buongiorno a tutti. E Luca Clementi di eSport Series. Ciao a tutti, grazie per l'invito. E intanto questo l'abbiamo chiarito: chi c'è in studio con noi? Perché sai, Gianluca, sì. tu sei conosciuto, i ragazzi magari un po' meno, così li abbiamo presentati. Allora, e fai come al solito un po' il cicerone qui a Live Simulator. Cosa fa il nostro caro Giorgio Simonini? Allora, cosa è successo? Che in questo periodo di lockdown ci siamo un po' movimentati, possiamo dire così, e allora la Simulator Giant Track è diventata sponsor ufficiale della GTVR. Adesso Giorgio, che è un pilota della GTVR, un pilotone oserei dire perché è uno tra i più bravi in Italia, quasi in Europa, ci racconterà bene che cos'è la GTVR, cioè come funziona, com'è la storia della GTVR, chi ha creato la GTVR e poi io vi spiego perché siamo andati e abbiamo fatto questo connubio tra le due, le due cose, Simulator Gentrack e GTVR. Allora, Giorgio, intanto spiegaci che cos'è la GTVR. Allora, GTVR è un, è un team e-sport basato sul racing virtuale, quindi sulla simulazione delle corse online, ovviamente ed È stato fondato da Pasquale Minotti e Emanuele Giacomella negli anni 2005, se non ero sui vecchi titoli come Canturismo, eccetera. Ed è stato eh, preso in mano del lato dello sviluppo da Giorgio Cornacche che ha portato comunque i suoi frutti negli ultimi anni con un buon lavoro con cui appunto con Gianluca porteremo avanti il ecco esatto eh, diciamo che abbiamo trovato questo, questo team molto ben fornito perché se non mi sbaglio siamo 40 piloti siamo più di 50 ah. piloti tutti competitivi e lavoriamo tutti in sintonia per arrivare al top d'Europa se non del mondo ecco tutti competitivi perché facciamo tantissime manifestazioni sembra partecipiamo a tanti tornei internazionali esatto. perché possiamo dire anche una cosa premettiamo che chi volesse partecipare a determinati. Tornei europei importanti deve avere un team, non ah. è che tu ti puoi andare a scrivere così. Come un Giorgio Simonini o un Gianluca, ci scriviamo. No, dobbiamo avere dietro un team e la GTVR è molto forte. Perfetto, è una cosa molto, molto carina. Eh, possiamo dire che da quando abbiamo fatto questo connubio tra GTVR e Simulator Gentrack, abbiamo fatto anche un raduno, giusto? Esatto, abbiamo fatto un raduno in qua, nel quale abbiamo avuto la possibilità di provare delle leggi in pista, ovviamente previa competizione interna, nel quale i migliori otto di questa gara hanno potuto. Avere l'onore di provare queste bellissime legge, auto ehm, ed è stata ovviamente una buona opportunità per noi, eh, comunque, Racer, che è il termine che usiamo per indicare noi piloti virtuali nella appunto, entrare finalmente in pista. E allora, fuoco di fila di domande sul povero Simonini che deve sottostare adesso la mia tortura. Allora, senti, quando hai iniziato a correre virtualmente tu? Io ho iniziato nel 2016 sui titoli di Formula 1 per poi incentrarmi su Assetto Corsa, su cui appunto mi sto specializzando adesso. Quindi sei giovanissimo come, come carriera, 4 anni, non, cioè, sei, sei sì. stato precoce, sei veloce. Sì, Ci sono tutto. stati pochi, ma mi sono dato da fare. Sei, sei un appassionato di motori, immagino? Esatto. E Formula 1 la segui? Sì, seguo la Formula 1, comunque tutti i titoli anche GT. Insomma, mi appassiona. Chi ti proprio. ha attaccato la passione? Io da quando sono piccolo, con mio padre, abbiamo costruito assieme un simulatore daerei. Quindi <ride> dal, dall'aereo sono passato alla macchina, perché giustamente poi la simulazione porta a tutto. E come si sviluppa al giorno d'oggi la carriera di un pilota virtuale? Perché con Gianluca eh, l'anno scorso ne abbiamo parlato tanto, però poi ehm, spesso le persone a casa dimenticano un po' questo aspetto, cioè chi non è addentro la questione come voi pensa, e eh sì, vabbè, bisogna rinfrescarle queste cose. Quindi come si sviluppa una carriera? Quale qual qual può essere l'obiettivo? Dove si può arrivare? Perché c'è chi guadagna, c'è chi ci vive. Esatto, allora inizia tutto ovviamente dalla passione nel quale si inizia a comprare il proprio volante o un qualcosa che ti permette di gareggiare. Poi entra in campo il team. Io ho avuto la fortuna, appunto, di trovare il GTVR che mi ha cresciuto appunto negli ultimi due anni ho avuto una crescita esponenziale grazie appunto a questo team e ti fai vedere, ti fai vedere contatti questi team, ad esempio il GTVR lo puoi contattare da Discord, Instagram e Facebook, previa social nel quale eh, in futuro avremo anche un Academy quindi potete comunque contattarci lì per poi crescere, entrare in questi team essere invitati in campionati specializzati, europei eh, mondiali anche e fare una carriera in questo senso. Le ultime due domande poi ti lascio alle grinfie di Gianluca e quante ore simuli al giorno non dirò mai più la parola giochi che è sceso in no, un inferno. inferno. Esatto. Quante ore simuli al giorno? Allora, al giorno dipende dal periodo. Puoi passare anche addirittura 6 ore al giorno prima della competizione a continuare a provare strategie. Giri, sul cioè, giri su, su pista, c'è certo. un lavoro dietro. che eh, cioè, Ci sono ore e ore di lavoro. Che... Tu, scusa la domanda venale, ma la devo fare, guadagni già? io guadagno sì già okay, non vogliamo sapere per quanto però guadagni già sì. quindi cioè Diciamo che ne stai facendo una vera e propria professione, cioè sì. l'obiettivo è quello. Esatto. Sì, perché con la GTWR stiamo cercando di arrivare a ottimizzare il lavoro di questi ragazzi, che poi ci sono ragazzi, ma c'è gente anche più grande, magari un po' più vecchiotta, alla eh, quale è appassionata questo mondo e tutto, e stiamo cercando di trovare un sistema, a far quadrare le cose che tra premi gara, perché premettiamo che ci sono dei campionati dove si vince fino a 200.000 euro, se non mi sbaglio. Eh, certo, Giorgio, esatto. no? Partecipato a uno di questi tornei ultimamente. Mm. Domani eh, mi faccio il computer, domani, domani mi faccio la postazione. Perciò <ride> voglio dire: cioè veramente come stai dicendo no. tu, Filippo, può diventare un lavoro per un ragazzo. Certo, ci deve essere tanta passione, tanta volontà, ma non in tutte le cose ci deve essere passione e volontà, perché altrimenti non si arrivano a risultati. Ecco. Un'altra cosa che volevo dire è che vedendo tutti questi campionati che hanno creato tutti quelli in Europa e in Italia, allora ci siamo messi, io e la GTVR abbiamo detto ma perché non facciamo anche noi un campionato virtuale? Grosso con dei bei premi in palio e allora le abbiamo chiamato Luca. Avevo allora, <ride> ecco, bisogno eh, di soldi, ha chiamato te cioè, in pratica. <ride> <ride> no, dai. No. Esatto. Allora, Luca con la sua organizzazione che adesso ci andrà a spiegare chi sono, cosa fanno e tutto. Ci sta organizzando questo campionato ad hoc sulla Simulator Gian Track con dei premi proprio importanti, eh, penso, eh. giusto? Sì, perché li metto a disposizione eh, sì. io, perciò sono dei premi importanti. Molto <ride> allora, Luca, ci puoi raccontare bene come si chiama, come funziona, come ci si può iscrivere, dove, ci dove vi trovano, tutte queste cose? Certo, con piacere. Allora, il nostro portale si chiama esportsirius.net, è un portale di, per sim racer eh, che organizza gare eh, online su in, sostanzialmente due simulatori. Abbiamo iniziato con Assetto Corsa e poi da un anno a questa parte abbiamo anche aggiunto eh, sotto corsa competizione. Eh, nei vari campionati ne organizziamo ehm, quest'anno addirittura 10, eh, partecipano diversi team, tra cui gli stessi GTVR, e ehm, grazie con la collaborazione di Simonetto Gentrack, che ha notato il nostro impegno ehm, nel, nel preparare questi campionati, abbiamo deciso di iniziare una collaborazione. Eh, con questo campionato si tratterà di eh, G GT4, sua sottocorsa competizione con premi in, per i primi tre classificati ehm, equivalenti a 400 euro per il primo, 300 per il secondo e 200 per il terzo. Oltre anche alle coppe per i primi tre team classificati. E nel vostro campionato, il totale che, che avete fatto, abbiamo messo a disposizione anche una postazione della Simulator John Track. Esatto. esatto. E cos'è che mi colpisce Gianluca? Mi colpisce la giovane età di Giorgio e Luca. Quanti anni avete? 20. Io 21. Cioè, è incredibile. Siamo noi che siamo vecchi. Noi siamo vecchi a si prescindere. fratelli di, di default, Filippo, di default tu ah, okay. Però 20 e 21 anni, cioè, è già un mestiere. Cioè, là fuori, no? magari il mondo del lavoro non offre più le risorse di un tempo. Si sono creati una nicchia che poi, nicchia in realtà, non è più tanto perché si sta espandendo. È bella questa cosa, no? Poi, lavorando in motorsport, ce lo dicevamo, Giolo, che non è facile. No, perché allora, non è no, facile. Si sono creati un settore. Secondo me siete stati in gamba, perché si segue la passione, se ne fa un lavoro e si ha modo di ingrandire il movimento, è veramente uno spunto ottimo perché ci segue per chi ha questa passione. Ci pensa sempre, no, ah, ci vogliono un sacco di soldi per correre. La soluzione è lì. Eh. Allora, c'è da dire una cosa, che per correre livelli come fa Giorgio naturalmente, perché Giorgio che è per un in mente chi chi pilota. È? Che adesso mi è venuto in mente chi è, perché mentre tu parlavi io ho detto Giorgio Simonini, un pilotone Lamborghini. <ride> L'abbiamo sbagliata in pieno, no? Non c'è un Simonini che corre con l'Amborghini e il GT? Ah, potrebbe essere, ma magari un Qualsiasi macchina, quello è quello il bello proprio del team racing: che puoi usare qualsiasi macchina ah. e non ha nessun tipo di problema perché va veramente forte. Ma è possibile che tu abbia un, om un omonimo, Giorgio Simonini? Chi lo sa, mm, devo scavare. Scaviamo Filippo intanto stavo dicendo proprio no allora quello che tu stavi dicendo che per arrivare a determinati livelli comunque non può forse bastare il volantino e il computerino di casa bisogna passare un momento di categoria e avere dei simulatori abbastanza professionali allora io adesso volevo chiedere a Giorgio dove do, tre domande un po' più tecniche così anche il pubblico a casa cerca di capire più o meno allora Giorgio un simulatore quanto può costare circa e eh, tra computer perché io so che voi ragazzi giocate su simulatori statici perciò ah. cioè sono simulatori che non si muovono perché noi della simulator li facciamo solitamente dinamici perciò cioè abbiamo tutte le nostre basi tutte queste cose di movimento per il simulatore però la cosa importante che io ho visto in tut, su tutti questi piloti virtuali fondamentale è il volante e la pedaliera questo perché, Giorgio? Perché questi due particolari, volante e pedaliera, sono quelli che ti danno il feeling per andare forte. Spiegaci la differenza per dire su, senza far nomi, un volante professionale che può costare magari 1500 euro e un volante meno professionale che ne costa 300, la differenza di questa cifra. Cioè uno dice, ma io scusate, devo spendere tutti quei soldi. Spieghiamo il perché li dobbiamo spendere se vogliamo arrivare a determinati risultati. Scusa, Filippo, è un no, po' no. come andare a correre con la 500 e voler no, andare a 300 all'ora, no. allora devi prendere una Ferrari, assolutamente, giusto? Assolutamente. Lo dico anche per esperienza personale: giravo con un volante che non dava una forza abbastanza potente da trasmettermi le informazioni giuste quindi andava a ricavare magari delle informazioni che io parlo di potenze di controsterzo per avere perché... le stesse esatto. sensazioni che tu hai su di una macchina vera esatto, giusto perché molti pensano che questi volanti non siano attivi invece ci trasmettono informazioni della pista vera quindi se abbiamo un dosso o comunque una buca noi la sentiamo col volante okay. e queste mm. sensazioni più paghi più le senti precise quindi Spendere 1500 euro in molti casi proprio ti serve per sentire andare sempre eh, al limite, sempre di più a limare ogni cosa. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, scusa Giorgio, eh, Gianluca parlava ovviamente di un low cost e, e adesso stiamo parlando di un 1500. Qual è secondo te una buona via di mezzo? Per cominciare, come dici tu a sentire le sensazioni, la gobetta, il cordoletto senza spendere 1500. Cioè, perché poi lo sai, no? molti ragazzini magari iniziano e poi, come tutti gli sport, perdono, magari poi pensano ad altro un anno. Quindi, per non svenarli. Per iniziare, un buon volante con 5-600 euro se lo portano a casa. Sì, no, ma i volanti si trovano anche di fascia medio bassa a 300 euro. Poi ovviamente. Sono dei volanti per iniziare, poi se vuoi comunque andare sullo specifico a comunque vincere di più, a allenarti anche di più perché non puoi metterli sotto sforzo troppo, ah, okay. allora devi andare su un livello più alto perché i volanti si scaldano, quindi anche per allenarti di più devi comunque prendere dei volanti che tengono di più. E giusto a proposito, volevo dire, se qualcuno fosse interessato in questo momento da casa e dice sì, io voglio un simulatore, ma non è la possibilità, perché diciamolo, tra computer, volante, televisore o monitor costano. Potete andare sulla pagina www.simulatorjuntruck.it dove trovate negozi, abbiamo dei centri, circa 22 centri in Italia, dove potete entrare e andare a provare questi simulatori. Perciò quello che diceva eh, Giorgio prima, andare a sentire tutti i for feedback, eh, tutte queste sensazioni che sono più o meno uguali a quelle della macchina vera, più o meno, naturalmente ricordiamo che stiamo sempre simulando, li tro potete trovare in questi negozi. Allora, eh, quello che... Possiamo chiedere ancora a luca è allora come, mh, come si, si fa a iscrivere al torneo della simulator giant track perciò se vuoi dare magari il sito internet per poter fare l'iscrizione poi eh, ricordiamo che il campionato della simulator giant track è gratuito è gratuito eh, noi di solito mettiamo questi campionati hanno una piccola quota di iscrizione che ci permette di pagare i costi dei server e tutto quello eh, annesso connesso, mentre con questa, questa collaborazione si è deciso di rendere il campionato libero a tutti proprio per eh, favorire l'ingresso di chiunque senza problemi. Eh, senti Luca, eh, campionato, 5 prove, 40 minuti, i circuiti, che, che io mi incuriosisco sempre a pensare dove andata a correre. Allora, tra i vari circuiti c'è Misano. Misano, casa. Casa, Ungarwing, ci trasferiamo in Ungheria. Ok, Budapest. Sì, Budapest esatto, eh, Bransaccia. Lo sapevo, eh, bello, oh, è bello, eh? eh. Sì, bello tosto. Eh. Siamo in Italia. Eh, un old style, un old style. style. Certo. Poi mancano, due ne mancano. Vandvoort? Zandvoort, molto bene. Perché tornava. Che sono un mago, vedo Prevede, <ride> che sarebbe tornato quest'anno con la Formula 1, tra l'altro. Quindi è tornato in voga Zandvoort, grazie a Max Verstappen. E poi ne manca uno che io so qual è, perché è Montmeló, in Bar Bar Barcellona. Esatto. Eh, giustamente, cinque classici circuiti, tra l'altro molto divertenti. In realtà volevo fare una domanda a tutti e due, eh, sia a Giorgio che a Luca, perché quando io mi incontro con Gianluca Borghi, ovviamente mi porta personaggi come voi, molto giovani, che pilotano virtualmente, e io rimango sempre curiosito da… ma l'avete provato? L'avete provato davvero poi una macchina, un kart, quello che volete a motore in pista, vero? Cioè, siete riusciti almeno una volta a tramutare la passione virtuale in realtà? Sì, io l'ho provato 2KZ qua a Borgotticino ed è stata un'emozione fantastica perché... KZ è cattivo, eh? Quasi, cioè mi staccava quasi il collo, cioè, non, non avrei mai pensato che KZ. potesse KZ. fare un effetto del genere. Il quindi... KZ tra l'altro è già un oggetto... Eh sì, tre mm. sì, secondi se a 120 se non sbaglio. Molto particolare. Beh, hai provato anche le leggi. Esatto, sono, anche le Legend sono, sono molto spingere. Le sono stra divertenti perché ti permettono di andare sul controsterzo sovrasterzo sovasterzo in modo comunque... Divertente, e... poi parleremo anche delle legend. Tu, caro Luca, a me si sì, è capitato soprattutto beh, classicissimi kart che eh, si trovano abbastanza facilmente. cartoni Per fortuna in Italia siamo ben forniti e quindi si sì, è capitato diverse volte qui. Quindi kart. abbiamo due kartisti in erba, <ride> sì, piloti virtuali sì. professionisti. Ma anche se ti posso dire una cosa, visto che quando abbiamo fatto il raduno, Giorgio ha provato le legend e c'erano questi otto piloti virtuali che erano su queste macchine. La vedi proprio la differenza è sul virtuale vanno forte, ma quando c'è da mettere giù il pedalino della macchina in pista vera, si sono un po' tirati. Forse perché erano le prime volte che andavano su questa macchina, forse perché la sensazione della macchina vera, il caldo, le vibrazioni, il rumore è completamente diverso. Secondo me, l'abbiamo detto più volte. È, è ovvio che comunque le prime volte reali il cervello deve elaborare il fatto che Quel muro lì è vero? Sì, sì, sì. Che il danno è vero, sì, sì. e quindi va in tasca, oltre che. Quindi ci vuole, ci vuole un attimo, però poi che è stato ampiamente dimostrato: che cominciano esatto, a capire, a girare a girare vanno sempre in È più stato ampiamente dimostrato che chi corre poi virtualmente a certi livelli, in realtà gli servono solo un po' di chilometri, ma se le sensazioni sono quelle alla fine il tempo viene fuori sai qual è stato il problema più grosso? mettere Giorgio dentro una Legend eh, perché è un metro e novanta le Legend sono fatte per persone più o meno normali sul metro e 75. quindi essendo un 80, esperto esatto, il nostro Giorgio certo. comunque di, di motorsport ci dirai chiaramente che è stato il pilota più alto in Formula 1 un po' d'assi no, no, <ride> no. Ah, è una domanda va bene il pilota più alto io penso in questo momento sia Sen o sbaglio ah, io non 95 ah Alto. Ah, alto in altezza, io pensavo di bravura, ah, eh, eh, scena, no. No, alto, no, no, non lo so. Alto, eh, dai, era, dai, dai, che eh, lo so che tu. Gianluca in, era inglese, se non sbaglio, americano naturalizzato italiano. Eh, no, allora no, lo è di ciber, molto no. bene. No. Dopo questo, no, e tu? Legend, era un bel argomento la è, diciamo che abbiamo fatto da marzo abbiamo, abbiamo cercato di fare il campionato italiano perché grazie al covid purtroppo abbiamo avuto un sacco di problemi con l'organizzazione gara e tutto diciamo che stiamo andando bene, di fatti correremo la prossima gara ancora per l'italiano e in questo momento sono terzo in campionato con la mia macchina è io vero? sono terzo, mio figlio è sesto partecipiamo circa in 25 macchine perciò primo anno, prima esperienza e tutto, peccato penso. Penso che quest'anno non si possa fare il mondiale in America, sennò ci saranno andando. Quando parlo con te mi confondi sempre. Stiamo parlando di virtuale o di reale? No, noi stiamo parlando di reale. Perché ah, il eh. virtuale, purtroppo, sono bravo a fare i simulatori. Ritengo di essere bravo e spero che anche la gente. Tu, Gianluca, essere... quando parli di reale con le legend, riesci con le tue piattaforme con l'aiuto loro. Riesci a provare le legend virtualmente sui circuiti che poi vai ad affrontare sì, nel? Sì, questo lo possiamo fare barra. perché con i software che abbiamo in questo momento basta fare le mod, che sono queste, eh, questi componenti aggiuntivi al gioco reale. Perciò abbiamo la Legend dove loro del GDVR hanno fatto proprio il campionato prima di entrare nelle macchine, e poi le piste ci sono quasi tutte ormai, pertanto basta caricare la pista, caricare la macchina e si va a fare le prove. Poi c'è una cosa, se le mode sono fatte veramente bene come queste qui delle Legend, io che guido una Legend vera e l'ho guidata sia in virtuale, vi posso dire che siamo quasi allo stesso livello. Ripetiamo, le sensazioni poi su di un simulatore dinamico sono incredibili perché con tutti i movimenti la Legend è una macchina che va spesso e volentieri in terapata mm. perciò la devi tenere girata perché è posteriore, stesso, giusto? è posteriore quasi senza il differenziale perciò anche sul virtuale riusciamo a fare le stesse cose le pedane, il terzo elemento, il ragnetto tutte queste cose della Simulator Giant Track vanno a ricreare quanti piloti questo. ci sono dove stai correndo che provengono dal virtuale? cioè c'è una corrispondenza? no, penso nessuno perché tutti quelli che corrono in questo momento con le Legend sono persone abbastanza grandi della mia età. Perciò lo fanno proprio per divertimento. C'è da dire una cosa: che da quest'anno, l'anno prossimo, il mondo Legend si amplierà veramente tanto, suppongo. Perciò arriveranno tanti ragazzi giovani che utilizzeranno veramente tanto il videogioco. Perché i costi sono ancora abbastanza contenuti, vero? Allora, i costi sono, sono contenuti. Ricordiamo sempre che il principale importatore per l'Italia è Castelletto di Branduzzo a Pavia, dove noi abbiamo le macchine, dove tutti ci si, ci si allena insieme tutto. E poi c'è una cosa: io mi trovo benissimo. Perché è come se fosse una famiglia, un po' come la GTVR, che sono, sono gruppi veramente ben fatti e tutto, e ci divertiamo. Tu pensi, entriamo in pista, ci sportelliamo, magari spacchiamo anche le macchine, ma usciamo e non è come se non fosse successo niente. È vero, ci sono i danni, ma ci siamo divertiti. È bello. E Giorgio, Luca, visto che la stagione in realtà del motorsport sta finendo, quella Formula 1, o comunque va verso la fine, invece, prossimi appuntamenti, cioè quelli proprio che arrivano. Come siamo messi? Quali sono le prossime gare e campionati che stanno per iniziare? Oppure che possiamo dire alle persone a casa: ragazzi iscrivetevi perché si inizia. E adesso stanno appunto incominciando tutti i tornei perché le stagioni iniziano da settembre, eh. per noi virtuali, quindi abbiamo ancora l'inizio. <ride> io personalmente, appunto, parteciperò al GT4 Giant Track e consiglio a tutti di farlo perché è gratuita l'iscrizione, ci sono dei montepremi. Assurdi, cioè eh, ovviamente è una bella opportunità per tutti. E ci sono dei piloti di notevole livello. Ma ah, io penso che la cosa più facile che sia è quella di andare sul portale sì, sul va, sui Sport, sport, sport Series. series. E Ma scusate, se mettiamo caso che si iscrivono in 1000, a questo GT4? Sì. no? Cosa fate delle batterie di qualifica? Come funziona? Scusate la domanda forse un po' da, da profano, ma ci sarà una scrematura, perché poi la gara sarebbe certo. in 20-30, immagino. Possiamo dire quello della Simulator Jump Track, perché mi sembra che manchino pochi giorni. Mancano pochi giorni, gara, ma Ci sono già, sono già scritti, più di 80 iscritti, quindi già un bel numero. Abbiamo previsto ovviamente questo, abbiamo diviso, i piloti hanno la possibilità di testare le macchine, possono sceglierle e poi testarle sui nostri server, abbiamo già aperto due server e anche un terzo poi ci sarà il giorno prima della gara una qualifica per determinare l'ordine eh, della griglia di partenza eh, dove ehm, passeranno soltanto i primi 35 okay. eh, 35 sono già un bel numero per averli in prezzo. pista eh, perché gli eh, no, certo. già sì. quando ci sono 25 macchine è un bel macello sarà è un... tutto relativo dipende dalla pista esatto, se sei sul lungo urburgi sono, esatto. Urburg, esatto. sono esatto. pochi se sei a redburgi sono doppio tanti, ogni due tanti. giri un'altra cosa che volevo dire, non è che è obbligatorio avere un simulatore a casa, chi volesse fare questi tornei ha la possibilità chiaramente di entrare anche in un centro di simulazione cioè basta prendere e andare in un centro di simulazione che trovate su www.simulatorjantrack.it sotto negozi oppure qualsiasi centro di simulazione magari non è mio, ce ne sono altri in Italia, è logico, non è che abbiamo solo il monopolio, dite vogliamo partecipare a questo campionato, sicuramente il, la persona che dirige il centro ve lo farà fare, perciò prima magari di andare dal papà, se sei un ragazzino o il papà stesso, di fare un investimento così grosso, di comprare simulatori e e tutto, potete facilmente andare in un centro di simulazione, chiedere se potete partecipare, naturalmente avrà un costo perché i centri devono vivere tutto e provate a vedere se queste sensazioni, queste cose vi piacciono, vi piace simulare con noi. Questo GT4 si corre di sera? Sì, gli orari sono dalle Iniziamo con aprire la sessione per permettere a tutti i piloti di entrare, quindi alle 8 si aprono i server, poi la gara ci sarà alle 9. Ah, bello bello. Anche perché ricordiamo, siamo in diretta, certo, perciò sarà esatto. il giovedì sera e andremo in diretta alle ore 21, se non mi sbaglio, 21. canale 200. 40 minuti? 40, 40 minuti di 20. gara. Bisogna del cassetto? Vincere, cioè, ovviamente. No, sono in cassetto in generale, cioè adesso mi, mi immagino che dove tu ti scriva, voglia vincere, ci mancherebbe. Però quando vedo le gare di Formula 1 virtuali che hanno che sono state trasmesse da Sky 207 durante il lockdown, no? E sento questi nomi che vengono affiliati ai veri e propri team di Formula 1 no? che ah, hanno ehm. creato la struttura virtuale. Ecco, c'è cioè un qualcosa del genere nei, 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 nei vostri sogni? Beh, adesso c'è il torneo Ferrari, ho giustamente un sogno nel cassetto, può essere entrare in Ferrari, come appunto potete anche scoprirlo voi, avete la possibilità di entrare in team ufficiali di Formula 1 o anche di GT, quindi potete andare in BMW, in Audi, in Ferrari, in Mercedes, perciò c'è una possibilità ovviamente grandissima di entrare in questi team in cui vieni stipendiato, quindi diventa un lavoro vero e proprio. Immagino che anche tu, insomma. Non rifiuto. Dal punto... <ride> non dico no. No, certo. no, dal punto di vista invece più rispetto a quello che facciamo nel Support Series, magari avere più un ritorno d'immagine, diventare espanderci, e da realtà italiana, magari diventare anche internazionale. Abbiamo già fatto proprio questo a questo proposito ehm, una traduzione di tutto il sito in inglese, infatti anche lo stesso eh, regolamento per il il campionato GT4 che è in partenza è sia in italiano che in inglese per poter proprio accettare ma, piloti sia italiani. Caro Luca, Sport Series, GT4, l'abbiamo detto, ma quali sono, ci sono altri campionati o altre gare? Cioè, su, come siete declinati? Solo quattro ruote, due ruote? Di, dimmi un po' cosa, cosa si può trovare. Il portale, è fondamentalmente Sim Racing, si parla di quattro ruote. Eh, offriamo in questa parte, di, in tutto l'arco della stagione, un, uh, totale di, un totale di 10 campionati no. più di più di 50 gare, quindi c'è una vasta scelta. Si parte dalle, dallo stesso GT4: quindi ruote coperte, ma anche ruote scoperte. Quindi a chi piacciono le formula eh, offriamo anche quello. Dove, sping dove ci spingiamo con le formule? Fino a Formula 3, Formula 2? oppure? Anche Formula 1. F2004 F2 formula... ah. di solito ogni anno riscuote sempre un ah, discreto successo. Io penso che per arrivare al due ruote ci serve ancora un annetto. Eh. Però lo prometto, ci arriveremo anche sì. lì. Eh. Lo sempre lo so, con la so, Simulator so e con qualcun altro dove ci siamo uniti, ma riusciremo ad arrivare. Ogni sei mesi arriva questa domanda invece, visto che tu ovviamente sei il mio cicerone mm. del mondo virtuale i rally come stiamo messi con la con i allora, rally situazione. siamo messi abbastanza bene oh. è uscito un software che si chiama Dirt Rally 2.0 funziona abbastanza bene nel lockdown hanno fatto parecchi campionati sono funzionati bene come sono Adesso... secondo te Gianluca tu che hai l'occhio clinico come sai? allora sono... il software è bello nulla da dire la cosa bella è che ci partecipa veramente tanta gente perciò hanno fatto un campionato italiano eh, dove hanno partecipato più di 1200 persone mm. sono state veramente tanto la forza del rally che si possono mettere insieme le console col PC, perché la prova speciale tu la fai si prende solo il tempo, mentre nelle gare che facciamo noi con le GT e queste ah, cose certo. bisogna essere tutti nella stessa pista, qui invece si vanno a prendere i tempi. E stiamo organizzando, ti dico la verità, nei prossimi mesi perché abbiamo dietro degli sponsor abbastanza grossi, perciò stiamo cercando di mettere insieme tutto un nuovo campionato proprio su Dirt 2.0 solo per il rally, con Ma un grandissimo premio. Parliamo di rally misto a Asfalto sterrato, sì, quelle sono le speciali. Dobbiamo okay. ben decidere solo okay. come farle. Saranno cinque prove. Eh, ci saranno due gare al mese, perciò sarà una cosa un po' lunga di due mesi e mezzo. Però funziona bene. Io Bello. ti posso dire che in questo momento ho conosciuto un ragazzino che è settimo nel mondiale di VRC7 e come primo premio addirittura hanno messo una macchina alla Maiaris. Perciò anche noi. Quello che, staremo andando, che andremo a fare con il Dirt Rally 2.0, no. ci sarà non tanto una macchina virtuale, ma metteremo cer stiamo cercando di mettere a disposizione un corso di guida per poi andare a fare il campionato di 5 gare Rally. Mentre Gianluca parlava, mi, mi sorgeva una domanda. Voi siete mm, piloti virtuali a tutto tondo? Cioè... Andate anche a fare i rally, se vi viene in voglia, oppure siete più specializzati sull'asfalto? Io personalmente sono specializzato sull'asfalto, okay, preferisco pista. questo tipo di forza. Qual è la tua pista preferita? Spa. Spa, molto... Spa. Che, è, che è un mix di rettilinei, di chicane... Qual è la macchina che ti dà più emozione a girare a, girare lì a Spa? Eh, bella scelta, diciamo che la mia macchina preferita è la Porsche. Però se devo scegliere la dinamicità con la velocità magari andare su una Formula 2 perché ti darà la possibilità di divertirti senza, cioè andando al limite ma senza poi perdere il controllo, ecco ormai si, si fa in pieno con la certo. Formula 2 e ti posso dire una cosa ognuno di questi ragazzi mh, è specializzato proprio su un software cioè c'è cioè quello mm. che è bravissimo su Assetto certo Corsa quello che è bravissimo su R-Factor i Racing ed... ed è difficile una volta che si focalizzano mm. su software mm. riuscire a spostarli perché conoscono tutto è proprio come, il come il nella sistema. carriera vera no? c'è cioè, chi esatto. si mette nelle ruote coperte eh? nelle ruote scoperte è un esatto. tu pista esatto. preferita? io oltre alla stessa Spa direi anche Silverstone Ah, Mi... Con il nuovo layout? Col... Anche col nuovo layout, mm. eh, mentre macchina io sono rotte scoperte, ho questo amore quindi Formula 1, Formula 2, qualsiasi cosa rotte scoperte va bene. A ah, Silveston, eh, sai cioè, che nuovo layout Audi Silveston no. per noi puristi l'hanno un po' castrato. Ma guarda, guarda che tu sei più vecchio di me. Cioè, cioè, anche perché... cioè no, puristi, per me, purista, scusa. perciò scusa. a questo punto magari sì. quel circuito non, lo, non lo ricordo. E io nel periodo di lockdown dove Gianluca ci ha, ha dato in uso un, un simulatore bellissimo, ho passato le mie giornate Monza vecchio Nurburgring, ma sì. devo dire non ci ho girato tanto, sono sincero, me l'avete fatto venire in mente adesso, io volevo fare la è stato bello perché avevi qua un simulatore virtuale, un terzo elemento Ma tu sai sempre... perché io giravo a Monza, perché dici, questo è scemo che la gira a Monza, che no perché io avevo commentato qualche giorno prima una gara virtuale da Monza delle GT, avevo visto i tempi e ho detto adesso prendo la stessa macchina, ho preso la Ferrari, adesso mi ricordo, ho detto adesso provo Ti Filippo? Allora, dai tempi buoni stavo a 3-4 secondi, Beh, ma... Però, sì, ma sai qual è il problema? Che quando sono stato lì a 4 secondi non riuscivo più a togliere niente il problema è proprio questo che tu abbassi come può essere può confermarlo Simon, eh, Giorgio allora noi abbiamo fatto un campionato con Giorgio dove è arrivato alla persona più alta eh, e lì a mezzo secondo ma per togliere questo mezzo secondo come nella realtà è veramente e difficile. poi visto che ce li ho qui e sta scadendo il tempo ma quest'ultima domanda ve la voglio fare la mia impressione è stata che fosse molto più difficile guidare una GT che una Formula 1 cioè la GT qualunque cosa facessi la pagavo e mi parte... La Formula 1 mi sembra eh, più stabile. La Formula 1 va, va sui binari, quindi mm. è un gioco di precisione, mentre la CT si usa a guidare molto più sporco, a, a frenare, ma intanto entrare in, in curva, a vedere la pista in modo diverso, è proprio un altro stile di guida. E, Giustamente come diceva lui, ti devi specializzare in quello che vuoi e poi vai forte. Ecco, non mi specializzerò nelle sì, GT, no, anche se eh. Simonini potrebbe darmi delle ripetizioni, ma era due c'è cioè del Vabbè, lasciamo stare. Va. L'ultima cosa che volevo ricordare prima di andare a chiudere, permettimi Filippo che la GTVR apre una cade. Perciò cosa succede? Ah. Chi volesse eh, iscriversi nel futuro per migliorarsi per essere più bravo proprio perché come stavi dicendo te in questo momento puoi arrivare a tre secondi dal primo ma poi devi togliere quei tre secondi e quei tre secondi da solo è ben difficile toglierli io ho visto lui e un altro ragazzo che si chiama Mure hanno insegnato tantissimo a mio figlio proprio per togliere quei tre secondi perciò hai bisogno magari di uno specialista e la GTVR sta creando proprio questo percorso per i ragazzini che vogliono imparare hanno Tanta volontà e tanta passione per riuscire ad arrivare a dei grandi livelli perché il può diventare un lavoro. Molto interessante. Il tempo è finito, quindi finisce qui questa prima puntata della nuova serie di Live Simulator. Io saluto ovviamente Gianluca Borghi. Grazie Filippo, grazie a tutti voi. Giorgio Simonini, grazie per il vito, Ciao! E Luca Clementi. Ciao, grazie a tutti. Ci vediamo sempre qui su MS Motor TV Sky 228. Con la prossima puntata di Live Simulator. Seguiteci.